Benvenuti guardiani nel mio nuovo video su Destiny, questa volta per mostrarvi tutte le foto esclusive che sono state rilasciate con le 3 di pochissime ore fa. In queste 3 non è stato detto niente di davvero importante, sono state rilasciate appunto queste foto, mentre alcuni della Bungie o comunque sia proprio Digi in persona rilasciava qualche intervista qua e là, ma ripetendo sempre le stesse cose, che riassumendo, il gioco sarà per next gen, il prezzo sarà 30€, uscirà il 20 settembre 2016, troveremo sicuramente un nuovo raid, troveremo 3 nuove zone accessibili, insomma la roba ne è davvero tanta. E riguardo quest'ascia a doppia lama, avevano detto con un tweet che sarebbe stata una reliquia. Dalle foto cosa possiamo estrapolare? Da queste foto è stato fatto vedere che troveremo gli astori di fazione. Qualche giorno fa, dalle foto che avevano pubblicato anche nel sito Bungie, abbiamo scoperto che ci saranno gli spettri di fazione, come lo spettro che era stato fatto vedere della nuova monarchia. Questa volta è stato mostrato un astore della nuova monarchia, ed è per questo che molto probabilmente troveremo questi astori. Non si sa bene se portando la nostra fazione a un tot di grado oppure ce li rilasceranno accessibili a tutti, acquistabili in qualsiasi momento. È stato ripresentato il nuovo Gialla, così vi dà così tanto fastidio se lo pronuncio in questa maniera, con una nuova foto, devo dire che già l'avevamo vista, l'avevo già vista su Reddit, con i 3 proiettili dei 3 razzi e appunto questo spettacolare lanciarazzi rifatto con una estetica versione Iron Banner o standard di ferro. Comunque sia, hanno però annunciato che rilasceranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Non si sa bene se con dei live stream, perché come ben saprete la Bungie si sta, diciamo, innamorando di Twitch e cercherà di rilasciare e di fare più live possibili, o per giocare con i propri membri dello staff, oppure per mostrare, annunciare aggiornamenti riguardo le cose future, come in questo caso molto probabilmente ci sarà una live stream inedita per rilasciare ulteriori aggiornamenti, magari a pezzi, perché come i cari guardiani come me che ci sono dalla modalità alfa sanno che la Bungie si diverte a rilasciare le cose pezzo pezzo, o meglio presentarle prima che verrà rilasciato il nuovo DLC. Ho cercato di salvare tutte le foto rilasciate nuove con questo E3, quindi magari qualcuno di voi ci perderà tempo per cercare di sgamare qualcosa e di fantasticarci sopra, perché magari da queste foto possiamo riuscire a rintracciare altri aggiornamenti, come appunto il fatto della storia versione fazione della nuova monarchia. Detto ciò, io vi invito a lasciare un pollicino alzato, un parere qua sotto, spero che il video vi sia piaciuto, soprattutto per mostrarvi queste nuove foto e aspettare il nuovo DLC Rise of Iron tutti insieme. Io vi saluto, qua è Morti, bella per tutti, buona caccia guardiani.